coach Carlo Di Giusto, il Porto Torres si conferma forza del campionato e spugna il Palaprincipi di Porto Potenza contro un Santo Stefano che sicuramente si è dimostrato inferiore tecnicamente come esperienza, ma comunque ha fatto la sua parte. Ma certamente per loro oggi era una partita particolare per due motivi fondamentali. Dopo aver incontrato sabato scorso nella loro tana la squadra campione d'Italia e forse aver disputato una partita non all'altezza, credo almeno dal risultato, diventava importante dimostrare che non era quello di sabato scorso il Santo Stefano, ma è una squadra giovane che ha tanta possibilità di crescita. Il campionato sicuramente la vedrà protagonista, credo che delle altre compagini possa essere sicuramente il quarto incomodo e potrà arrivare ai playoff continuando a lavorare così, anche perché Roberto Ceriscioli è un allenatore che sa come sfruttare al massimo i propri giocatori. Ecco, dicevamo prima che probabilmente il risultato non è stato proprio veritiero, il Porto Torres ha meritato indubbiamente di vincere, però come ha sottolineato anche lei il Santo Stefano è una squadra che può dire la sua tra le prime quattro per i playoff. Volevo chiederle, secondo lei chi ha visto come giocatore del Santo Stefano in evidenza e in affanno, se mi permette questo termine? Beh, oggi sicuramente Sofia Maiwi ha fatto una buona partita, a parte lui anche Ghione si è fatto sentire sotto le planche, magari deve migliorare nelle situazioni quando va a concludere. Diciamo che in linea di massima hanno giocato abbastanza di squadra, hanno creato alcune difficoltà quando hanno iniziato a pressare. Le rotazioni che ha a disposizione coach Ceriscioli sicuramente gli permettono di dare fiato a tutti, di poter far giocare tutti. Io credo che hanno disputato un'ottima partita. C'è da dire senza ombra di dubbio che siamo due squadre con dei cantieri aperti. Il Porto Torres ha cambiato molto, oltre ad aver cambiato ovviamente con la mia presenza un allenatore che forse ha nel gioco di squadra e nella riflessione e nella difesa uno dei punti di forza, e credo che entrambe possano migliorare nel corso della stagione. E comunque penso che abbiamo fatto un'ottima partita anche per il pubblico che ha avuto la possibilità di vederci, grazie a voi, e magari nel proseguo del campionato queste formazioni continueranno ad essere sicuramente fra le protagoniste di questo campionato. Un'ultima battuta, coach Di Giusto, dove vuole arrivare il Porto Torres? Banale, ma gliela devo fare. Ma è ovvio che il nostro obiettivo in questo momento sicuramente è riconfermare la qualificazione fra le prime quattro squadre e quindi arrivare ai playoff. L'altro anno il Porto Torres contro il Santa Lucia che allenavo ha disputato due ottime semifinali, ma il percorso si è fermato lì. È ovvio che quest'anno il nostro obiettivo è almeno di arrivare in finale. Non sarà facile, però ce la metteremo tutti, gli elementi ci sono, la società c'è, la voglia da parte di tutti di mostrare quello che valgono c'è. Spero di poter portare questa squadra in finale, poi sarà tutto da valutare nel momento opportuno. Da qui a maggio c'è tantissimo tempo e tantissimo tempo per poter lavorare e potersi migliorare. Grazie Dante. Grazie a voi ancora. Grazie Dante.